Pronti? Uno, due, tre. Buono il segnale. Parte benissimo Tommy dalla seconda fila che cerca di scavalcare Victor Polessin, ma alla fine gli rientra l'avversario. Terza posizione per Pedro Almodovar, mentre di fuori c'è Over Hair Limit con Andrea Farolfi che va a sfondare. Quindi 200 metri in 14.8, in vantaggio la canadese Over Air Limit che la mette subito sul ritmo davanti a numero Victor 10 Polizzi. Zanzarito poi squalificato. Tommy, Pedro Almodovar, intanto c'è la squalifica per Zanzarito che ha avuto un'incertezza, intanto 400 metri in 29.6. Sempre in vantaggio la figlia di Andoverall su Victor Polet, sì, mentre vediamo avanzare a grandi falcate Vortice Leo dalle retrovie. Avanza l'allievo di Marco Stefani, intanto 600 che van via in 46. Passaggio davanti alle tribune, continua l'avanzata Vortice Leo che si trascina a Zilli. Ma la femmina la mette sul ritmo, si gira Andrea Farolfi, vede arrivare gli avversari esterni, quindi aumenta ancora l'andatura, 1-1 il primo giro, 15 la frazione qui davanti alle tribune, Victor Polezzi ora ha una lunghezza davanti a Tommy mentre fa un po' fatica Pedro Almodovar, Victor Leo qualche difesa di carattere, intanto il chilometro in 1:15.9, sembra sicura al comando la canadese Over Air Limit con Andrea Farolfi che allunga ancora. Vortice Leo cerca di riprendersi all'esterno, sollecitato da Marco Stefani, retta di là passata in 14.7. Vortice Leo sempre ai fianchi di Victor Polezzi, non riesce però a avvicinare la battistrada che sembra avere già partita vinta a più di 200 metri dalla conclusione. Ultima curva passata dalla femmina in 14.8, retta d'arrivo con Over Air Limit in netto vantaggio, deve difendersi. Deve far scorrere i metri e Over Air Limit viene a regalare il doppio ad Andrea Farolfi, mentre la lotta privata per il secondo posto tra Victor Polezzi e Vortice Leo vede forse prevalere l'allievo di Alessandro Muretti, ma aspettiamo di rivederlo. Vittoria quindi per Over Air Limit, Andrea Farolfi, Jean-Pierre Caillat per la scuderia Student Stable, la rivediamo, Student Stable. Per questa cavalla, una figlia di Andoverall, nata in Canada, e vediamo che viene a vincere molto bene, regalando il doppio ad Andrea Farolfi, che viene a vincere la settima dall'Arcoveggio. E quindi è tutto, mentre rivediamo molto stretta la foto, aspettiamo il giudizio del giudice d'arrivo per il secondo posto e anche per il quarto, perché sono ancora vicini anche per il quarto posto. Quindi è tutto da Bologna, l'appuntamento è per domenica prossima.